Quello che vorrei dire però, che è fondamentale da capire, che forse in Italia la vera pecca, fortuna e pecca che abbiamo, è che abbiamo troppe opere d'arte, vengono abbandonate e spesso per me chi le abbandona dovrebbe essere accusato del crimine contro l'umanità, perché c'è così tanta bellezza che viene depauperata che è inammissibile, e ogni tanto i comuni e gli enti comunque investirebbero, o investono per meglio dire, per tutelarli, ma nessuno va a controllare questi megabandi che vincono per andare a controllare magari quel museo o quell'altra cosa, nessuno va a controllare, vediamo parti intere di monumenti crollare, abbandonati o occupati, o musei con 7 dipendenti e 2 visitatori perché non vengono promossi, ma questo non vengono promossi neanche nelle scuole, che le scuole entrerebbero gratis, e questo è un crimine, perché l'Italia potrebbe veramente vivere di turismo, penso da nord a sud, usando le sue bellezze. Mi dispiace dire a Sgarbi che forse anche gratis molti italiani non ci andrebbero, e questa è una grande tristezza. Probabilmente bisognerebbe creare un pochino più di amore e cultura per l'arte già ai ragazzini più piccoli. Diciamo che tra tanti difetti che c'è a Sgarbi, su questo ce la mette tutta.